Ciao ragazzi, secondo video in programma oggi e come vi avevo già anticipato, oggi andranno in scena questi due video, più diciamo non dovrebbe essercene altri, però chiaramente teniamoci pronti in caso di notizie inaspettate. Dunque, Ronaldo è dalla Juve e mi direi grazie a sta cippa è da Lulio che è della Juve, ma non sto parlando di CR7, ma di Cristiano Ronaldo Junior, che è stato aggregato all'Under 9 della Juve. Allora, colpo di mercato sicuramente la Juve non è stato sicuramente il padre. Il figlio diciamo che è un piccolo colpo di mercato perché comunque c'erano tante squadre su di lui. Si era parlato dell'Atletico Torino, di tutte le squadre di Torino che lo volevano provare a tenere in squadra. Invece la Juve è riuscita a battere diciamo la concorrenza e portarsi a casa il figlio di Ronaldo che giocherà con l'Under 9. Giocherà con l'Under 9 insieme ad esempio al figlio di Barzagli, tra l'altro, non più col figlio di Marchisio che seguirà il padre nell'avventura estera. E sicuramente è una cosa che fa molto comodo a Ronaldo, che ce l'avrà sempre sott'occhio. Farà molto bene a livello di ordine pubblico, perché se il figlio di Ronaldo avesse giocato all'Atletico Torino, per esempio, credo che ci sarebbero stati qualche problema di ordine pubblico quando Ronaldo andava a vedere le partite. Invece così secondo me per Ronaldo è molto più comodo e molto più facile. È un ragazzino che secondo me è destinato a diventare un fenomeno, magari non ha sicuramente a livello del padre, ma diventerà veramente un grande giocatore se avrà voglia di continuare, semplicemente per il fatto che suo padre gli sta mettendo la cultura del lavoro, la cultura della fatica, la cultura della voglia di fare. Questo secondo me prima o poi lo porterà comunque a sfondare in un modo o nell'altro, perché col padre che c'ha, insomma, in un modo o nell'altro vieni fuori, non c'è niente da fare. Ragazzi, io chiudo qua questo video, vi ringrazio per averlo seguito, lasciate un like e iscrivetevi ovviamente al canale. Vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!